tutte per questa serata. Come? Si sente? Sì. Intanto un ringraziamento per la vostra presenza, per questa serata che abbiamo intitolato Caro Migrante, e capirete per quale motivo abbiamo dato questo titolo, che è un po' una parafrasi del programma che Pietro ha fatto, insomma. E questo evento nasce da uno dei tavoli di lavoro di cui mi occupo come vicario della carità della diocesi di Bologna, che è il tavolo dei migranti. Infine chiamo Pier Francesco Di Liberto, in arte Pier. Ciao Pier. Ecco i nostri ospiti. Per ora l'applausometro 1-0 per Pif rispetto al vescovo. Allora Pif, tu abbiamo visto che sei pronto? Diamogli un microfono. Ti facciamo subito una domanda. Abbiamo lì. Ok. Sono pronto. Sei su di me, lo dovrei sapere. Esatto. Ok. Allora, la domanda è: qual è stata la tua esperienza nel girare queste puntate di Caro Marziano? No, allora, io ogni cosa che faccio ti lascia qualcosa. Devo dire che questo qua mi ha lasciato molto e sembro un prete. Certe volte dico, sono tornato dicendo ho visto Cristo. No, non è una brutta cosa, per carità, io ho fatto i salesiani, ma io ho visto Marcellino Panepino 6 volte su 5 anni di elementare, cioè io ho un curriculum di ferro. Sono stato bocciato il terzo anno dai salesiani, però sono gli ultimi, saranno i primi. No, però detto questo, è vero che mi ha lasciato veramente qualcosa, perché io l'ho dichiarato subito, io sono agnostico, che è meglio di ateo, cioè ateo proprio. No, però paradossalmente dico sempre che da quando io ero cristiano, poi a un certo punto mi sono fatto delle domande e ho detto forse è il caso di dire di smettere di essere cristiano, però paradossalmente da quando sono agnostico è più presente Dio, ti fa più domande, no? Sto cercando di recuperare. Quando ho fatto questa esperienza qua, la rotta Balcani, ho detto, si parla spesso, molto, giustamente, dell'immigrazione dal sud, dall'Africa, un po' meno, si parla, ma un po' meno della rotta balcanica, e non si sa, i numeri sono minori, ma la violenza è tremenda. E soprattutto una violenza fatta dall'Europa, perché questi entrano in Europa, escono dall'Europa, dalla Grecia, dalla Turchia, fanno questa rotta balcanica che è tremenda, polizia croata, e arrivano in Italia. Fanno domanda d'asilo, non sono illegali, ma non nessuno li accoglie. Lo Stato italiano, lo Stato dei valori cristiani, che politici che piangono appena vedono la testa della Madonnina spezzata da ragazzi, oppure che ci obbligano ad avere il crocifisso nelle scuole, nelle poste, lo Stato dei valori cristiani li abbandona, li lascia per strada, ma non per modo di dire, li abbandona. Disgraziati, cosa fanno? Vanno a dormire la maggior parte loro nei silos, che è una cosa che io sono tornato cristiano, perché vedi Cristo, ma veramente, cioè come mi hanno rappresentato i salesiani che mi hanno bocciato ai terzo anno. Cioè io sono uscito da là e ho detto, oh ragazzi, qui c'è Cristo, cioè è questo qua, non è il crocifisso fatto proveniente in Cina da un operaio sottopagato, quella è una rappresentazione di Cristo, Cristo è là. E quindi sono uscito da quel servizio, da quella cosa che parlo di Cristo come non ho mai fatto da anni. Sono ancora agnostico, però veramente è una cosa che se sei religioso, se sei cristiano, devi fare qualcosa. Se non sei cristiano e credi nell'umanità, devi fare qualcosa. Cioè, dobbiamo fare qualcosa e lo stiamo facendo.
subito dopo, grazie a Marco da Milano, sono tre puntate. Ora, dopo credo che si vedrà quella di Silos, perché è i Silos quello che ti sconvolgono, perché quello che abbiamo visto è una cosa meravigliosa, però i Silos ti fanno capire che ci sono dei magazzini anche molto belli, ma fatiscenti, periodo ausburgico, abbandonati sul fango, topi, c'è di tutto, e la cosa incredibile che poi, studiando il caso, che i primi treni che sono partiti per i campi di sterminio dall'Italia sono partiti dai Silos di Trieste. Però così hai spoilerato. L'ho rovinato la... Mannaggia, grazie. Cancellate tutto. No, era perfetto. Però quindi cosa sto facendo? Questo. Ma quello che stiamo facendo ora, stasera, è quello che si deve fare. Noi dobbiamo sensibilizzare le persone, dobbiamo far capire che non si va avanti così. Le istituzioni sono fatte da persone che a volte sono coraggiose e a volte non sono coraggiose, a volte sono vigliacche oppure sono brave e sono meno brave. Com'è che l'istituzione si spinge a fare qualcosa a uno che fa parte delle istituzioni? Questo, parlando delle istituzioni, devo capire che per noi è una cosa grave quello che succede. E grazie, perché ci dai lo spunto per farlo. Grazie. Massimiliano, puoi tenerlo tu, perché volevo farti una domanda. Allora, Piff ci ha raccontato con il suo documentario, che poi comunque vedremo, anche un secondo spezzone, e ci ha raccontato la realtà dell'accoglienza a Trieste. Tu come la confronti con altri tipi di accoglienza in altri luoghi che magari hai vissuto? Quindi raccontaci un po' il confronto e la differenza magari. Beh, allora innanzitutto non conosco sicuramente benissimo la realtà di Trieste, però quello che posso dire è che realtà come i Silos che abbiamo visto qui, per fortuna almeno qui a Bologna, dove ho sempre lavorato come operatore dell'accoglienza, non ne ho mai visti. Però sono d'accordo soprattutto sul fatto che non ci sia tanta conoscenza su questo mondo e non ci sia tanto aiuto da parte di tante persone, nel senso che spesso questo lavoro viene visto un po' come quasi un'idea di volontariato, no? Come qualcosa molto di nicchia che soltanto alcune persone che magari lavorano, hanno un certo tipo di carattere, possono impegnarsi in queste situazioni. Invece sono d'accordo sul fatto che bisogna sensibilizzare, perché penso che tutti quanti dobbiamo cercare di fare qualcosa per aiutare effettivamente queste persone. Io adesso non so bene a Trieste, però per esempio nel comune di Bologna c'è questo sistema che si chiama SAI, che vuol dire sistema di accoglienza e integrazione, per cui sostanzialmente ci sono, diciamo, delle realtà, degli enti locali che fanno rete proprio per, accedendo magari a dei fondi nazionali, per riuscire a cercare di costruire qualcosa tutti insieme proprio. Ok. Sono venuta in Italia nel maggio 2021 con l'aiuto dei corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio. Quindi sono stata in Italia da 3 anni adesso. E quindi il viaggio è stato abbastanza, tra virgolette, semplice? Ah, per me sì, era semplice. E sei arrivata a Bologna? A Bologna con la cooperativa Domani. Vivo con un convento delle sore francescane adesso. Okay. E una volta che sei stata qui hai scoperto una cosa bella anche. Sì, mi piace l'Italia molto. Ti stai trovando bene? Chiediamo a te un po' la stessa domanda, cioè come è stata la tua esperienza? Tu vieni dalla Nigeria, giusto? Sì, buonasera a tutti, io sono Stardi e vengo da Nigeria. Grazie anche a Vescovo, anche a Pif, per le parole che come Pif ha detto. Sì, io voglio ringraziare la comunità cristiana prima, senza di questa comunità in Italia sarà molto difficile per noi, immigrati e rifugiati. Sì, sono arrivato come un rifugiato da anni
fa è quando sono arrivato, sono stato in una casa accoglienza e poi ho un poco problema che mi hanno accusato con l'avvocato che non è vicino con me, poi mi sono ritornato in Nigeria e poi a mia moglie che è qua ha fatto un riconoscimento per me, sono ritornato qua in Italia fra poco, l'anno scorso. Grazie al ricongiungimento. Sì. Okay. E dopo siete riusciti subito a vivere insieme? Ci sono state delle difficoltà? No, noi non siamo insieme, perché loro sono dentro in un progetto che io non sono. Grazie anche per Centro Astari, Servizio Gesuiti per Rifugiati. Io sono volontario, anche sono custode di là e vivo anche in Centro Astari. È il vostro turno, sì, non preoccupatevi. Allora, volete fare delle domande ai nostri ospiti? Voi troverete alcuni QR code dietro ad ogni sedia, davanti a voi, e anche qui abbiamo un QR code per ogni ospite, e quindi vi diamo la possibilità di fare una domanda a ciascuno di loro. Dove starete? Dunque, innanzitutto grazie, sono contentissimo di questa sera. Bello, mi piace molto, davvero grazie per quello che ho ascoltato e che abbiamo ascoltato. Se poi penso che tutti i credenti fossero agnostici come Pif, il mondo cambierebbe, a mio parere. Sicuramente ci annoieremmo di meno e incontreremmo Cristo. Come si fa? Poi lo Stato, attenzione, che lo Stato siamo anche noi, lo dico perché qua, giustamente dice, ma insomma in fondo lo Stato siamo anche noi, come facciamo ad accettare una cosa come questa? Poi ci stanno modi molto diversi dappertutto, Massimiliano diceva, ma forse a Bologna non ci sono cose così, ma dei tanti luoghi di esclusione, tanti piccoli inferni ci stanno. La cosa che colpisce è proprio un girone inferno, è una cosa che tu entri dentro immediatamente dici, ma qua bisogna fare qualcosa, appunto. Grazie almeno che PIF, una cosa che è importante, ha costretto tanti a vederla, diciamo così, e questo è già qualcosa, questo è già importante. Che cosa dobbiamo far noi? Dobbiamo, prima, non ricordo se l'hai detto, no, forse ha detto Massimiliano, dell'inferno, cos'è il paradiso? Qualunque cosa che non sia l'inferno. La lettera marziano, ed è vero, e quindi è chiaro che sì, siccome a salvare dipende da noi, e quindi a maggior ragione se uno vede una persona all'inferno, dice ma faccio qualcosa. Ecco, quindi senz'altro San Francesco sicuro, e San Francesco si vestiva come loro. San Francesco era un signore che era figlio di uno dei uomini più ricchi di Assisi, che andava in giro vestito con le stoffe che venivano dalla Francia, una roba Armani, lo so, sarebbe come il massimo che c'era, si sarebbe vestito esattamente come uno di loro e sarebbe andato a vivere insieme a loro. Ecco, e credo che, ma perché? Perché cristiano, non perché San Francesco, che santo l'abbiamo fatto dopo, ma quello era uno che diceva io non sono loro in, faceva purtroppo, no purtroppo, lo dico perché faceva lo stesso, esattamente lo stesso ragionamento di Pif, cioè quello è Gesù e quindi quello è amico mio, io sto come lui e cerco di vivere come lui. Sì, facciamoci tutti un po' francescani, e Francesco era l'uomo più contento che c'era, perché se no sembra una roba, ma tutti fai del male, eccetera, trovi la vita, e io penso che se uno tira fuori dall'inferno trova anche il suo paradiso. Gli altri. Perché effettivamente, cioè io mi sono scandalizzato perché li ho visti tutti insieme, però loro sparsi
per le strade ti fanno l'effetto, che è una cosa che ti fa schifo solo a pensarlo, cioè alla fine cioè, non è il numero che deve fare, lì è clamoroso, però non è che se li prendi e li spargi, li metti fa meno male, quindi come è un esercizio di cristianità, dell'eventualità tornassi cristiano, quello è un esercizio. Posso dire una cosa a Piff? Perché prima lui ha detto, io poi mi sono fatto delle domande e quindi ho detto grazie no. Io mi auguro assolutamente che tutti i cristiani si facciano tante domande e non si smettano di fare domande, che forse è il vero modo per cominciare a essere un po' più cristiani. Mentre bevevi quel tè. No, che non volevo fare l'ipocrita, dice sì, certo, vedi, ti vuoi del tè, in quelle condizioni igieniche, con una bacinella, c'era la tazza pulita così, c'era appunto, voglio essere onesto fino all'ultimo, ho detto no, dentro di me col cacchio che bevo. L'abbiamo pensato tutti, almeno io. No. Però ci tenevano così tanto, ma così tanto, che era proprio quel poco, l'unica cosa che avevano da potermi offrire. Poi io da buon siciliano, che pur di non offendere le persone, dico come faccio a dirgli no, e l'ho bevuto, e sono felice di averlo bevuto, perché lui l'ha apprezzato. Non sono morto, quindi va benissimo così. È andata bene. Era dolce perfino per un siciliano. Era infatti nella puntata dopo lo dici. Sì, era una cosa dolcissima, però era un'altra cosa che sempre mi preflagellarmi, che è una cosa che è tremenda, perché la verità è che la nostra emotività ha dei meccanismi. Quando lui dice quello fa l'ingegnere, dentro di me mi commuovo di più, che è una cosa orrenda, perché ingegnere è una cosa vicina a me, cioè nella mia scala di emotività è un ragazzo, è come me, perché poi la vera altra questione è perché per alcune cose, perché se l'immigrato assomiglia a me è un conto, se non assomiglia a me è un altro, e lo si vede con la disparità che si fa quotidianamente con l'emigrato ucraino, che giustamente abbiamo ospitato. Gli ucraini hanno fatto domanda in Polonia e sono andati a vivere in Portogallo. Questa cosa che è sacrosanta, uno che viene dall'Etiopia non lo può fare. Gesù, e qui faccio un lato, cazzo mai vado all'inferno, ci si vuole fare il camminare, guarda, te lo lascio subito. Così, cioè noi, Gesù, il nostro Gesù qual è? Gesù di Nazareth, di Zeffirelli, bianco, biondo con gli occhi azzurri, è Gesù che ci piace, cioè noi abbiamo bisogno che ci sia vicino a noi, e invece no, la difficoltà è amare una persona che è diversa da noi, che stia pure sulle palle, perché tra questi immigrati ci sarà pure quello antipatico, quello che ne approfitta, ma lo devi amare, questa è la difficoltà. Però la formula un po' simpatica, ci saresti benissimo, elegante. Ma è che io se facessi il prete manderei tutti all'inferno, mi manderò all'inferno pure io da solo, che sono di un bigotto tutti insieme. No, la verità è che no, so che anche una cosa molto bella, che c'è un nuovo vescovo, che sta facendo una cosa meravigliosa, apre le chiese a queste cose, quindi la verità è la dimostrazione che non è, bisogna essere compatti, le persone che stanno in piazza non sono credenti, ma si uniscono col credente, quindi appunto qui non è questione di credere o non credere, certo che se sei cristiano secondo me è un po' più grave. Non fare niente. I salesiani non vanno al lavoro. Devo fare la pubblicità al centro Astalli, perché il responsabile nuovo della Caritas di Trieste è un certo padre Lamanna, che forse qualcuno ha sentito in passato, che è uno di quelli che ha iniziato e soprattutto ha portato avanti per molti anni il centro Astalli di Roma, da cui poi è nato il centro Astalli di Roma.
e adesso è uno che sta lavorando molto con... Io non so se il Papa ci andrà, però so che... Ma se qualcuno glielo dice! Il siciliano per me, dire che... Però, glielo direi, ma penso che già gliel'hanno detto sicuramente. No, se si chiama Francesco, qualche cosa si fa. Io dico solo che dopo domani, per farti capire il livello, ho un'udienza col Papa, saremo io e altri 300 persone, però perché riunirà una serie di comici di tutto il mondo, tra cui io, non so perché, ci sono io e Lino Banfi, per farti capire. Non so se ci riuscirò, però se nell'eventuale chat ci riesco, dico che mi mandi tu, posso dire. Non so come va a finire. Scontata, però raccontaci. No, in realtà questo. Io speravo di fare questo, cioè quello che è poi il mio lavoro, poi il mio lavoro non è risolvere i problemi, cioè poi nell'intimo pensi di risolvere i problemi, ma è pericoloso anche, io non faccio giustizia. Il mio obiettivo è che l'idea è che la gente spenga dopo aver visto il mio programma e si mette a pensare. Noi quello che stiamo facendo con questo era l'obiettivo di quella puntata e sta andando veramente oltre, meglio, perché io pensavo che la gente, perché pure io mi ci metto, che la gente un po' si abitui al male. Vengo da una città come Palermo dove per anni ci siamo abituati, e tu lo sai bene, al male, ecco, di scuoterci è sempre, non sempre ci si riesce, almeno non è così scontato. Di cose, io so che dopo questa puntata c'è gente che è andata, ha ordinato da Decathlon 30 tende e le ha mandate all'associazione. Cioè, 30 tende, cioè quello che dormiva sulla terra, sull'umidità, adesso c'è una tenda. Una cretinata, no, è un appartamento. Ok. Quali domande sono arrivate? Ah, ok. Mi dicevano di iniziare da Sua Eminenza, ma se... Oh, sì, perfetto. Ok. Allora, tra queste, Samuele, io gli chiederei la seconda. Quindi, cosa può imparare la nostra Chiesa, abituata a pensarsi missionaria in uscita dai migranti in entrata? Bella speranza. Quando Papa Francesco è venuto a Bologna, la prima cosa che ha fatto è stata andare al Mattei. E ha fatto un discorso bellissimo, che se qualcuno lo fa rivedere, commovente a mio parere, in cui ha detto, vi porto nel cuore sostanzialmente, ho messo i miei occhi nei vostri occhi, no? E poi li ha chiamati lottatori di speranza. Ecco, essendo diciamo una materia non secondaria, dico io, della vita, penso che la Chiesa che deve proprio imparare dai migranti in entrata che cosa significa lottare per la speranza. Bella domanda. Più che spogliarsi, utilizzarla. Cioè il problema dello spogliarsi delle ricchezze, cioè i beni che ha la Chiesa di per sé sono dei poveri, loro lo diciamo agli altri, dobbiamo essere i primi. Il vero problema è come le usi, non è solo, cioè, quindi spogliarsi vuol dire utilizzarle, qualche volta ci si riesce, altre volte con molta difficoltà, ma certo è giusto. È come il discorso dei cinque pani e due pesci, no? Vi ricordate la moltiplicazione dei pani? E poi il Signore dice: quando abbiamo cinque pani e due pesci, lo dicono come dire, questi sono nostri, ce li teniamo per noi, è una roba che serve a noi. Dice, che possiamo fare? Hanno cominciato tutte le giustificazioni, è troppo, dobbiamo spendere, eccetera. Dice, usate proprio quelli. Cioè tu hai cinque pani e due pesci e usi proprio cinque pani e due pesci. Poi ci riusciamo, non ci riusciamo, troppo poco comunque ancora. Penso che abbiamo da questo punto di vista un Papa che non fa altro che insistere, che tutte quante le cose che... Forse qualcuno si ricorda che Papa Francesco, dopo pochi mesi che era diventato Papa, ha chiesto a tutte le parrocchie di ospitare dei rifugiati. Le risposte come sono state? Insomma,
molta fatica, diciamo, oggettivamente, qualche volta per dei problemi oggettivi, tante volte perché si fa fatica. Comunque, quindi non spogliarsi ma utilizzare. Devo dire, cioè la Chiesa non è che ha paura dell'arrivo di tanti immigrati islamici, come se appunto casomai si pone seriamente il problema dell'accoglienza e anche di imparare a vivere insieme. Tutti dobbiamo imparare a vivere insieme, qualche volta non è scontato, no? Le paure ci saranno tutte quante le parti, quindi è affrontarle, capirle, affrontarle, soprattutto sapere che si possono superare, no? Io amo la politica e se penso che non sia, che sia, che i politici siano tutti, io amo la politica e bisogna andare a votare, credo nella politica, però spesso una certa politica poi tira fuori la storia del tortellino. Certo, e infatti la cosa del tortellino... Questa cosa complica, perché tira fuori delle cose insensate sui tortellini. Non so se bisogna spiegare cosa è il tortellino. C'è l'affare del tortellino, non so se avete, se vi ricordate, questa cosa assolutamente insensata. Però qui a Bologna i tortellini non li conosciamo. Sappiamo cosa sono. Come si chiamano? In Sicilia come li chiami i tortellini? I tortellini. No, però ci fu una questione che un po' però complica la conferenza. A mio parere la mediazione giornalistica, cioè qual fu il problema, no? Il forum delle famiglie, festa delle famiglie, 600 kg di tortellini e 20 kg di tortellini al pollo, col pollo. Perché? Per chi no, aveva intolleranze o altri problemi e per i musulmani, perché potessero mangiare i tortellini. Una roba, direi, di buon senso, normale, tranquilla, si fa abitualmente, no? Se tu ospiti una persona a casa, puoi mangiare questo, no? Che perfetto, è una cosa normale, no? Io so che viene uno lì, non può bere il vino, gli prende la Coca-Cola, una cosa di buon senso. Oh, la fine della civiltà cristiana. Da sicuro c'è qualche autorevole così commentatore, non faccio nomi, anzi doppi cognomi, ha detto la fine della civiltà cristiana. Io penso che la fine dell'intelligenza di qualcuno, a mio parere, magari, no? Penso io. Condividere con noi e con il pubblico che ti guarda in TV, con chi riesci a condividere questo tipo di esperienze? Con i tuoi amici ne parli? Ma sì, io di solito dopo una puntata di questo genere sono, non solo ne condivido con i miei amici, ma anche in maniera abbastanza arrogante. Cioè, mi pongo a cena come dire, guarda, lo so io che ho vissuto, no? Però in realtà è il bello di questo mestiere, che ti permette di andare in posti dove una persona normale magari farebbe fatica ad arrivare, la gente si apre di più rispetto ad altre persone, no? Quindi hai questa arroganza di saperne di più. Ora, e sì. Per questo i tuoi amici ti odiano, ormai ti conoscono? Se mi odiano non me l'hanno mai detto, però capito, ogni tanto sono abbastanza arrogante perché un po' saputello so, soprattutto se è un viaggio fresco. Ma invece le domande delle interviste te le prepari prima o vai lì per lì? No, vado a braccio, nel senso che io mi faccio fare una scheda dalla redazione, però dico voglio il minimo. Poi su 10 cose di sicuro 4 me le dimentico perché non c'ho memoria e rimango quelle 6 e poi voglio arrivare là che sono quasi ignorante, perché poi il montaggio è cronologico, così io imparo assieme all'ascoltatore, no? allo spettatore, impariamo assieme e questa cosa mi diverte molto e così le domande sono, cioè, se tu vedi all'inizio e la vedi alla fine capisci che io so più cose e spero che anche la gente che guarda a casa. C'è stata una crescita? Sì, la facciamo insieme. E la domanda che hai fatto ai ragazzi che vivevano nel Silos, cioè i vostri genitori sanno che vivete così, ti è venuta lì per lì, te l'hai preparata, cioè da dove l'hai tirata fuori una domanda? Ma perché, così? No, non mi ricordo, però forse mi sono immaginato io, che forse pure io avrei detto, mamma tutto a posto, lo sai quando dici, no tutto a posto, sei in ospedale, no?
ed è straziante il fatto che loro rispondono così: no, no, noi diciamo che va tutto bene, che ci abbiamo i soldi, perché se no si preoccupano. Però cioè, dobbiamo immedesimarsi nella loro vita, non è i genitori, i nostri genitori che si preoccupano, perché mediamente, cioè io pure ho vissuto a Londra e facevo lavori che pulivo i bagni mentre i bagni erano in uso, però sapevo che se gettava male tornava a casa, quindi a mia madre c'era tutto a posto, però niente di drammatico. Un posto dove dormire ce l'avevi. Non era niente rispetto a quello che... Ma magari una notte non ero fuori perché non volevo disturbare l'amico e ho dormito in metropolitana, la Circo Line, che fa sempre così, così magari... E a mia madre diceva tutto a posto, però sapevo che c'era il piano B, cioè tornare a casa. Tu immedesimi quella disperazione là, perché poi la difficoltà è quella, la disperazione che hanno loro, noi italiani non la conosciamo da anni, forse i nostri nonni in guerra hanno conosciuto quella disperazione là. E quindi la domanda, perché mi sono immedesimato, ho detto ma io cosa farei? E quando ti dicono, io non diciamo che va tutto bene se noi, i nostri genitori si preoccupano, è straziante. No, io non lo so, poi in realtà non lo so, la domanda è bellissima, è molto intelligente, la risposta pretende una risposta intelligente che non credo possa arrivare da me. Per mia esperienza mia, appunto, come dicevo prima, perché allora noi siamo, credo che tutti gli italiani comunque abbiamo una cultura cattolica, volente o nolente. Sì. Nel mio caso, io l'ho detto prima, da quando sono, dico, anche felicemente agnostico. Mi guarda con qualche timore. Sì. No, dico, felicemente perché da quando sei agnostico, da quando metti in dubbio l'esistenza di Dio, è più presente in Dio. Perché quando tu sei cristiano, tendevo a essere un cristiano automatico, in automatico. Sai quante persone, amici miei, si sono sposati in chiesa perché non si potrebbe mai sposare in chiesa? È come se fosse una tradizione. Tu fai delle cose perché bisogna farle per educazione. A un certo punto, ma neanche tanto giovane, ero 35enne, ho detto, ma a un certo punto, ma perché devo continuare a fare cose in automatico? A Londra, se dicevo a tutti in regione 6, io c'ho cristiano, ma ovviamente. A un certo punto sono passato al gruppo misto. Sei in Parlamento, però sei entrato con un altro partito, però non sei proprio uscito. E da quando faccio questo meccanismo, Dio è più presente. Purtroppo poi è appunto un periodo in cui penso, sarebbe, io sono agnostico e mi piacerebbe tanto che ci fosse Dio, perché è un conforto, perché dico, se non c'è giustizia in questa terra ci sarà giustizia in un altro modo, in un'altra terra, insomma. Quindi però la domanda è interessante, perché alla fine il cristiano cosa fa? Ama l'umanità, e amare l'umanità non c'è bisogno di essere cristiani, forse questa è la risposta. Dici, è nella natura umana. È nella natura. Dovrei... Vai in bici pure lei? Sì, io faccio la controfigura, capito? Cosa ne pensa di questa serata, dei nostri ospiti? Cosa vuol dire? È già un prete, un po' parla male delle persone. Però che dia, io mi ha detto, mi fa schifo questa serata, quei immigrati. Non si sa mai, non si sa mai, vediamo come concludiamo questa serata. Beh, davvero devo ringraziare molto. Intanto un primo ringraziamento ai nostri tre, diciamo così, in maniera diversa. Un ringraziamento a PIF, davvero. E poi a voi due che ci avete stuzzicato davvero per bene, grazie. La farei vedere a tanti. Per dire che questa è... che si può passare con niente dall'inferno al paradiso, anche al contrario, e che tirar fuori dall'inferno ci fa capire che siamo in un paradiso e forse
a vivere un po' di più, a lamentarci di meno, e nell'accoglienza, solo nell'accoglienza c'è il futuro, per lui e per tutti.